la selezione di brani molto famosi dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, però rivisitato in questa chiave strumentale. Non ci sono cantanti questa sera. Siete avvisati? Se volete il cantante, andate su a sentire Charlie. Charlie ci vede. Sto scherzando. Il Bach Trio è un trio di musica strumentale con il quale ci siamo proprio divertiti a riarrangiare brani super famosi come questo che avete appena ascoltato, che è Animal Fire, un brano degli anni 80 di Bruce Springsteen. E ogni tanto mettiamo in mezzo qualcosa di originale che strizza l'occhio al blues, perché in fondo è questo il genere di musica che ci piace di più. Il pezzo che vi suoniamo adesso invece alza subito un po' il livello della pressione sonora. È un brano che ho scritto, si intitola Dangerous Corner, cioè un angolo pericoloso, ed è un brano che non ci ricordiamo, quindi sbagliamo.
personale, un sentimento che ho provato a un certo punto della mia vita, cui mi sono detto, vorrei dirlo con parole mie, ma cercherò altre, cosa sto combinando nella vita? Sto facendo la cosa giusta, ho sacrificato un sacco di cose, ho litigato con i miei genitori, ho fatto un casino per fare questo lavoro, avrò fatto la cosa giusta. Nell'attesa di quello che arriverà, di quello che potrebbe succedere, del successo che potrebbe mai non arrivare, della realizzazione personale, che non si sa se arriverà, quando arriverà. E allora ho scritto questo pezzo che si intitola Never Knowing When, cioè mai sapere quando. Buon ascolto, con un po' di tristezza nel cuore.
carico di allegria, che si significa drowning my own tears, cioè nuotando nelle mie stesse lacrime, la valle di lacrime. E invece questo brano è il Gun Woman, famosissimo, rispolato da mille musicisti. Adesso invece torniamo, facciamo un salto in Inghilterra, una band sicuramente più recente di Ray Charles, un trio con un bassista cantante, penso uno dei più bravi al mondo insieme a Paul McCartney. Non vi dico, lo dico dopo, vi racconto dopo la storia.
Nights. Cioè non lasciarmi, non lasciarmi da solo due notti, perché se no poi ci prendo l'abitudine, potrei abituarmi meglio. In realtà lo dice tu, dai, non lasciarmi da solo questa volta. Ed è una ballata romantica molto molto bella. Buon ascolto. Thank you.
pianista, cantautore straordinario che ha fatto una carriera di brani incredibili. Questo è un brano che da piemontese, cresciuto in un piccolo paese del Monferrato, difficilmente diciamo il senso profondo di questa canzone lo posso comprendere. Ne comprendo la grande forza emotiva che trasmette il brano, perché il brano si intitola New York State of Mind, quindi immagino che sia uno stato d'animo che può comprendere bene una chiesa. Non importa, ma noi apprezziamo le grandi note che ha questo autore, ha saputo mettere insieme. New York State of Mind. Thank you.
pezzo che ha fatto sognare molti, e ben compreso. Christopher Cross, penso probabilmente uno dei suoi pezzi più famosi. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Penso il suo brano più famoso. Sì. Thank you.
No, facciamo questo. Questo è un brano che al contempo è un tributo a due musicisti che abbiamo amato tantissimo, Donald Fagen e Larry Carlton insieme, perché il brano è di Donald Fagen, della famosa band Steely Dan, perché che ha rivoluzionato un po', diciamo, il modo di fare R&B negli anni 80, e si sta sentando. Attenzione, perché oggi qui abbiamo Piero Angela. Ma le chitarre le ha registrate da Riccardo, quindi è per questo motivo io che è un tributo ai entrambi. E il brano si trova giusto.
Poi voi ci chiedete il bis. Noi usciamo, no, cioè, da lì e poi torniamo, d'accordo? Sì, sei d'accordo pure, Allora, grazie di questa splendida serata, grazie di averci invitato. Grazie a lei. Abbiamo bevuto e assaggiato delle cose buonissime, tra l'altro. Che tra l'altro bisogna un po' approfondire. Mi state divertendo. Noi ci stiamo divertendo un sacco. Grazie. Steve Winwood. Che dire, ce la fai? Questo è un pezzo famosissimo che non necessita di presentazione. Noi l'abbiamo riarrangiato, ovviamente abbiamo appiccicato delle parti inventate, ma lo zoccolo duro del pezzo è rimasto quello e sicuramente lo riconoscerò. Thank you.
la bocca. In questa nostra così voglia di arrangiare canzoni abbiamo messo mano anche della musica italiana. In realtà io qualche tempo fa ho fatto un disco che si intitola È tutta musica leggera, nel quale ho rivisitato con chiaramente l'ausilio di questi musicisti fantastici dei brani di musica italiana, la musica italiana che ascoltavo negli anni 90 quando ero al liceo, di Lucio Dalla di Futura, di Carlo Fossati, di La musica che gira intorno, L'animale di Battiato e una serie di altri brani, tra i quali anche questo brano qui, che è un pezzo che ho scoperto poi dopo che si trattava di che l'aveva scritto Lucio Dalla. Io lo ascoltavo, aspettavo lunedì sera per ascoltare la sigla di Lunedì Cinema, ve la ricordate? Quella sigla incredibile, con questa animazione dove c'era questo gabbiano fatto con la moviola, no? E la musica ho scoperto dopo essere stata scritta da Lucio Dalla nel periodo in cui collaborava con gli Stadi. È appunto un brano Lunedì Cinema. Ne abbiamo rifatto questa versione. Buon ascolto.
9 stamattina sono uscito. Ho portato mio figlio all'asilo, ho fatto le prove, figure stiamo aspettando su di tutto, dai, 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 dai,